¡Saluto al Duce! Voy a verte l'onore e il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Questo è un privilegio che vi impone dei particolari doveri. Noi fummo grandi quando dominammo il mare. Roma non poteva arrivare l'intero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano e che ha due sbocchi soli vigilati d'altrui, perché il Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita, bisogna... Prima che l'impero versi qua e tendiamo, diventi una realtà concreta dei fatti, è la nostra volontà. E deve essere temprate da gusto come da lama d'acciaio. Sui fasci, sulle bandiere, sui gagliardetti e sulle fiamme dei fascisti, delle città che si specchiano sul mare, deve essere inciso a caratteri di scatola che vivere non è necessario, ma che è necessario navigare. Credo che se domani in questa Europa inquieta e tormentata, e non trovo, perché forse non posso trovare, la base del suo necessario assestamento, la grande campana suonerà martello, è certo che tutto il popolo italiano, dai picchi nevosi delle Alpi alle contrade siciliane e sarde, tutto il popolo italiano risponderà. Sarà pronto a compiere i sacrifici necessari. E ricordatevi, o camicie nere, che se questo sarà, io sarò alla vostra testa!